Buongiorno ragazzi, oggi propongo un video in cui avrete bisogno di un paio di pesetti, lavoreremo con tutto il corpo, sempre in piedi, alterneremo una parte aerobica, un po' più lunga di quella dell'ultimo video cardio gag, e a una parte di allenamento muscolare. Per cambiare, oggi iniziamo con le braccia, iniziamo a fare delle oscillazioni frontali. Ricordate di iscrivervi al canale, mettete mi piace al video se vi è piaciuto e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sui prossimi video. Ok, un braccio alla volta, circonduzione all'indietro. Cambio braccio. Ancora cambio braccio e facciamo delle circonduzioni in avanti. Cambiamo verso. Braccia aperte, ci abbracciamo e riapriamo. Ricordate, se avete voglia di avere delle lezioni personalizzate o per fare qualcosa insieme in modalità live, di contattarmi in privato. Ok, da questa posizione apriamo e chiudiamo le braccia. Se ci sono nuotatori fra voi, andiamo e nuotiamo a stile libero. Se non ce ne sono, fate più o meno così. Delle circonduzioni in avanti, piegando un pochino il braccio. E con tutte e due le braccia insieme andiamo a nuotare a delfino. Ancora stile libero. Veloce, veloce che la resistenza dell'acqua non c'è. E rana. Ultima volta a stile libero. Andiamo a dorso. Dorso a due braccia. Perfetto, andiamo a prendere i nostri pesetti. Partiamo da questa posizione. Portiamo entrambi i pesi dietro la schiena in questo modo, all'altezza dei fianchi, e poi li portiamo avanti al corpo. Dietro e avanti al corpo. Ancora da questa posizione, apriamo e chiudiamo le braccia. Ok,
braccia entrambe su, spingiamo i pesi dietro e li riportiamo vicino al corpo. Se state scomodi in questa posizione, anche questa va bene. In quell'altra posizione riuscite ad appoggiare la schiena e quindi dovrebbe essere più di relax in realtà. Ok, tiriamoci su, mi metto di spalle per farvi vedere, mani dietro le cosce, portiamo dietro le braccia e poi le riportiamo vicino alle gambe. Ok, braccia su, portiamo le mani contemporaneamente dietro la schiena, mi abbasso per farmi vedere meglio? No? E poi entrambe le braccia su. Perfetto, braccia vicino al corpo, in questa posizione portiamo le mani lateralmente su e giù. Restiamo così, incrociamo le mani e riapriamo. E da questa posizione portiamo le mani alle spalle e distendiamo le dita. Perfetto, braccia avanti al corpo. Piego portandole sotto il mento e le distendo. Benissimo, braccia giù, portiamole avanti e scendiamo giù. Ancora ma lateralmente e poi riscendiamo con le braccia a fianco alle gambe. Mani alle spalle, stendiamo le braccia al di sopra della testa e poi riscendiamo giù. Ok, braccia leggermente avanti al corpo, apro un po', chiudo qui, poi apro un po' e le chiudo davanti al petto. Una volta avanti al corpo e una volta avanti al petto. Perfetto, giù, posiamo per il momento i pesetti e con le braccia aperte iniziamo a oscillare il busto piuttosto velocemente, destra e sinistra. Benissimo, andiamo giù e ancora giriamo il busto a destra e a sinistra. E rilassiamo finalmente un pochino le spalle. Forza, forza, veloce, veloce, non tenete le gambe, le ginocchia bloccate. E andiamo su, braccia unite avanti e giriamo velocemente destra e sinistra. Thank you.
E ora andiamo a dare dei pugni, una volta a destra e una volta a sinistra. Facciamo una bella rotazione del busto. Braccia giù e facciamo oscillare il busto a destra e a sinistra, non andiamo troppo piano. E facciamolo un po' più ampio portando le braccia più su. Ok, da questa posizione, braccia leggermente ricaricate in questo modo, col ginocchio sinistro cerchiamo di andare a toccare il gomito destro e viceversa. E cambio gamba e cambio braccio. Ancora, però stavolta alterniamo, una volta gamba destra e una volta gamba sinistra. Riprendiamo i pesetti, solo per poco, facciamo delle oscillazioni a destra e a sinistra. Perfetto, prendiamo tutti e due i pesetti in una mano se riusciamo, andiamo a oscillare solo dal lato dove abbiamo i pesetti e poi ritorniamo su. Cerchiamo di risalire su portando il peso dei pesi con il busto e non con il braccio, quindi non facciamo questo movimento. Cambiamo lato, spostiamo i pesi e andiamo. Questi sono tutti addominali laterali. I pesi in mano, braccia rilassate, portiamo il busto in avanti cercando di rimanere con la schiena a 90 gradi e poi risaliamo su.
al solito mantenete le ginocchia bloccate. E non inarcate la schiena quando fate questo esercizio. Ok, stop, possiamo posare i piedi. Con la parte di sopra del corpo abbiamo lavorato bene finora. Camminiamo sul posto mentre tiriamo il gomito verso il petto. Cambio il braccio. Un braccio su, spingiamo il gomito dietro la testa. E cambio gomito. Braccia con le mani unite dietro la schiena, tiriamo di su. Verso il basso. Cambio incrocio. Benissimo, e da questa posizione apriamo e chiudiamo. Oggi si scia un po'. Passata la cera. Ancora camminiamo e poi andiamo a fare un passo in avanti aprendo le gambe in questo modo. Passo, apro, torno indietro e chiudo, una volta con la destra e una volta con la sinistra. Passo, apro, dietro e chiudo, sinistra, passo, apro, dietro e chiudo, destra, passo, apro, dietro e chiudo. Ancora sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, ultima volta con la destra, ultima volta con la sinistra, cammino sul posto e corro sul posto. Da questa posizione diamo dei calci indietro con le gambe stese. Metto laterale in modo che potete vedere. Corriamo. E adesso andiamo a dare dei calci lateralmente, sempre con le gambe stese. Corriamo e pronti per scalciare in avanti, sempre con le gambe stese e via. E corriamo. Fare una corsa calciata. Mi metto laterale sempre per farvi vedere. Ok, corriamo e siamo pronti per andare a fare dei saltelli a
aprendo e incrociando le gambe. Apro e incrocio. Aprite anche un po' di più, devo fare attenzione perché si scivola davvero tanto. E corriamo. State pronti? Ora andiamo a fare una corsa con le ginocchia alte. Ci siamo pronti? E via. E corriamo. Rallentiamo un po' e camminiamo. E andiamo a fare degli affondi frontali. Iniziamo sempre con la gamba destra, pronti? Un passo a fondo e torno indietro. Un passo a fondo e torno indietro. Ok, ora gambe unite, andiamo a fare degli squat e risaliamo su. Cerchiamo di scendere fin dove arriviamo restando con i talloni a terra. Impegnatevi però. Mi raccomando, non aprite le ginocchia. Ok, stop, andiamo a fare affondi frontali con la gamba sinistra. Divarichiamo leggermente le gambe e andiamo di nuovo a fare degli squat. Scendiamo tanto tanto e risaliamo su. Cercate di rimanere con i talloni a terra. Affondi frontali alternando le gambe. Andiamo una volta con la destra e una volta con la sinistra. Cercate di non strusciare i piedi a terra, io vi devo strusciare per forza perché si scivola. La gira. Se avete un pavimento come il mio, fate questo esercizio su un tappetino. O un passata a gira. Perfetto, gambe aperte, stavolta punta in fuori e ancora squat. Scusate un attimo. E ora sì. Meno male che mi hai buttato la mano.
Perfetto. Lasciamo, sciogliamo un attimo le gambe. Ancora gambe divaricate. E facciamo un affondo laterale e restiamo in posizione. Cambiamo lato. Andiamo su, sciogliamo di nuovo le gambe, apriamone ancora e andiamo a prendere con entrambe le mani la caviglia destra. Saliamo su e andiamo a prendere la caviglia sinistra. Saliamo ancora su e mani a terra al centro. E saliamo su, sciogliamo un po' le gambe, divarichiamole in posizione squat, scendiamo giù e rilassiamo il bacino e le anche. Se riuscite tenete i talloni a terra, se non riuscite potete sollevarli un po' o mettere qualcosa sotto il tallone, con le scarpe dovrebbe essere piuttosto semplice. Tiriamoci su, gambe unite e andiamo giù, come se volessimo prendere le punte dei piedi. Rilassiamo la testa e le spalle. Saliamo su. Portiamo una gamba avanti in questo modo, l'altra dietro cercando di tenere la punta rivolta in avanti. Non mettete le gambe una dietro l'altra, ma rispettate la larghezza delle vostre anche. Con il braccio della gamba che sta avanti andiamo a toccare il piede, l'altro braccio lo portiamo su, cercando di tenere le spalle allineate. Posso chiedere al mio regista se le mie spalle sono allineate? Sì. Grazie. A più. Para la cura di viso. Saliamo su. Cambiamo lato, controlliamo il piede, andiamo giù e risaliamo col braccio. Va bene, altro po', va bene, anzi un po' di più. Lasciamo andare il busto, scarichiamo la tensione grande da schiena. E risaliamo su. Da questa posizione in equilibrio prendiamo una caviglia e tiriamo il tallone vicino al gluteo. Cambio gamba. Giù con le gambe, rilassiamo ancora, un bel respiro. E per oggi abbiamo finito. Ci vediamo alla prossima, ricordate di iscrivervi al canale, mettete mi piace, cliccate sulla campanellina e chiamatemi se avete bisogno di un programma diverso.